Da Cadoneghe, una storia di Covid che ha colpito una ragazza molto giovane. Gioia ha 17 anni ed è stata in ospedale per curarsi del virus. Gioia è in linea con noi. Come è iniziata questa disavventura? Io mi sono ammalata, c'era già mio papà isolato in casa positivo da 4 giorni e mio fratello più piccolo di 11 anni positivo da un giorno. La mia preoccupazione maggiore era rivolta a loro e soprattutto a mia mamma perché è immunodepressa. Io ero convinta di o riuscire a non prenderlo oppure di prenderlo in forma leggera. Poi purtroppo una notte mi è iniziata la febbre, mi è salita 38. E ho iniziato a vomitare, nausea, malessere e alla mattina mi sono svegliata e avevo ancora la febbre. Da lì poi le cose non hanno fatto altro che peggiorare drasticamente in pochissimo tempo. Gioia, tu sei stata in ospedale e da sola. Hai avuto paura? Mi sono resa conto della precarietà della vita. Io la mattina mi sono svegliata e avevo la febbre, ma tutto sommato non stavo male. In giornata sarei dovuta andare a fare il tampone molecolare, ma non ho fatto in tempo perché al pomeriggio ho iniziato a non respirare, ho iniziato a stare molto male, avevo una grande fame d'aria, la saturazione scendeva sempre di più ed è arrivata fino a 85. Da quel momento i miei genitori hanno chiamato l'ambulanza, sono stata portata in pronto soccorso Covid di Padova d'urgenza e già dall'ambulanza hanno dovuto mettermi il sondino con l'ossigeno. Ho avuto tanta paura, soprattutto perché a 17 anni non ti aspetti di essere alla mattina davanti allo specchio a prepararti e alla sera in ospedale con l'ossigeno tramite il sondino. E sono dovuta stare in pronto soccorso da sola perché mia mamma era negativa, quindi non l'hanno fatta entrare. E vedevo i medici passare, dirmi che non avevano mai avuto una paziente così giovane fino al mio arrivo e quindi la paura era tanta. Adesso tu sei guarita, è il motivo per cui mi piace parlare con te per capire che cosa ti sentiresti di dire ai giovani, ai ragazzi della tua età. So che è difficile e che fa molta rabbia, però è sbagliato andare avanti con la convinzione di essere intoccabili ed invincibili solo perché siamo giovani e dire ah sì, ma tanto se mi viene la passo come un'influenza, perché purtroppo anch'io ero convinta di questa cosa prima di finire in ospedale. Sono sempre stata super attenta, sono stata a casa il più possibile, ho sempre indossato la mascherina e soprattutto ho sempre evitato i luoghi affollati. Purtroppo questo poi non è bastato perché mio papà è dovuto andare a Milano per lavoro e ha portato a casa il virus e purtroppo questo è un virus che non risparmia nessuno. Grazie per questa testimonianza. Buongiorno Mattino.